Seno di pi con mezzi più seno di x uguale 1, anche questa è un'equazione lineare seno e coseno, solamente che bisogna ricordarsi gli angoli che differiscono di un angolo retto, cioè scrivere il seno di pi con mezzi più alfa come meno coseno di alfa, ve lo ricordo. Quindi in questo caso abbiamo che, questa la possiamo scrivere come seno x, che è questo, meno coseno di x, perché seno di pi mezzi più x è possibile scriverlo come meno cos x, meno 1 uguale a 0. Beh, a questo punto qui sarebbe... diciamo, sarebbe ideale utilizzare il metodo grafico anche qui, ma utilizziamo il metodo algebrico, visto che non ci rimangono molte scelte. Il metodo algebrico, vi ricordo, consiste nel porre tangente di x mezzi uguale t, ma visto che c'è un'equazione elementare in tangente, dobbiamo ricordarci di porre anche x mezzi diverso da pi greco mezzi più k pi greco, condizione di esistenza della tangente, moltiplicando per 2 la condizione di esistenza che c'è quando utilizziamo il metodo algebrico è x uguale, in questo caso, quindi x diverso da pi greco più 2k di pi greco, da ricordare. Porre la tangente di x mezzo uguale a t significa trasformare il seno di x in coseno di x in due quantità, che se avete guardato il video, vi invito a guardarlo se non lo conoscete, riguardante le formule parametriche, ci porta a dire che possiamo scrivere il seno di x come 2t fratto 1 più t quadro, vi ricordo che 1 più t quadro è un binomio di secondo grado che è sempre diverso da 0, non sa nulla mai, e il coseno di x uguale a 1 meno t al quadrato fratto 1 più t al quadrato. Andiamo a mettere lì e abbiamo un 2t fratto 1 più t al quadrato, attenzione, meno 1 meno t al quadrato fratto 1 più t al quadrato, meno 1 uguale a 0. Visto che è diverso da 0 possiamo moltiplicare entrambi i membri per t quadro più 1 ottenendo 2t più t quadro meno 1, perché questo ovviamente è cambia di segno, c'è cioè meno davanti, meno t al quadrato meno 1 uguale a 0. T quadro meno t quadro se ne vanno, guardate cosa otteniamo, otteniamo un 2t meno 1 meno 1 meno 2 uguale a 0. Otteniamo cioè che un'equazione di primo grado in t, non sempre succede, del tipo t uguale a 1. Qui il metodo algebrico effettivamente, per caso, non, vi giuro che non lo sapevo, le ho scelte random, gli esercizi dettati dal testo matematica 2.0, al posto di t ci mettiamo tangente di x mezzi uguale a 1. Che vuol dire? Se poniamo x mezzi uguale z, dobbiamo risolvere tangente di z uguale 1. Beh, direi che è abbastanza semplice, perché come al solito disegniamo la nostra tangentoide, che vi ricordate questo andamento qua, questa è y e questa è z in questo caso, opposto x mezzi uguale z, y uguale 1 è questo, la tangentoide interseca la retta y uguale 1 in un solo punto qui, ovvero in a pi greco quarti, lo ricordavate? Quindi z uguale pi greco quarti più k pi greco, ma al posto di z ci mettiamo x mezzi, la soluzione quindi di quell'equazione econometrica elementare del tipo tangente x uguale c è x mezzi uguale pi greco quarti più k pi greco. Ricordo che la tangente è una funzione periodica di periodo pi greco. Moltiplico per 2, ottengo che x uguale a 2 pi greco quarti, quindi pi greco mezzi, più 2k pi greco. X uguale pi greco mezzi più 2k pi greco è l'unica soluzione dell'equazione goniometrica lineare seno e coseno proposta. Seno di x meno pi greco quarti più coseno di x meno pi greco quarti meno 1 uguale 0. Anche questa è da considerarsi un'equazione lineare in seno e coseno, dove al posto di x ho a che è 1, seno di non di x ma di x meno pi greco quarti, più b che è 1, coseno di non di x ma di x meno pi greco quarti, meno 1 uguale 0. Attenzione che io in questo caso personalmente andrei a porre x meno pi greco quarti uguale a z e risolverei l'equazione lineare in seno e coseno nella variabile z del tipo seno di z più il coseno di z meno 1 uguale 0, andando a porre ovviamente tangente di, ovviamente, se scelgo il metodo algebrico, visto che così anche il metodo algebrico ce lo siamo tolti, tangente di z mezzi uguale a t, dove ovviamente, se avete visto l'esercizio precedente, pongo z mezzi diverso da pi greco mezzi più k pi greco, che significa z diverso da pi greco più 2k pi greco. A questo punto avrò che il seno di z è uguale a 2t fratto 1 più t quadro, e il coseno di z è ovviamente pari a 1 meno z quadrato fratto 1 più z quadrato. Mi devo ricordare queste due formule,
la vado a mettere lì, ottengo un 2t fratto 1 più t al quadrato più 1 meno t quadro fratto 1 più t quadro meno 1 uguale 0. Allora risolviamo, moltiplichiamo ambedue membri per t quadro più 1 che sappiamo essere sempre diverso da 0, i valori di t che troviamo li andiamo a mettere lì. Quindi otteniamo che 2t più 1 meno t quadro meno 1 meno t quadro è sicuramente pari a 0. 1 e meno 1 sono opposti, se ne vanno. Otteniamo la seguente equazione di secondo grado spuria del tipo meno 2t quadro più 2t uguale a 0, nella quale raccogliamo il fattore comune meno 2t per ottenere un meno 2t che moltiplica t meno 1 uguale 0. Due soluzioni, come immaginavamo. T con 1 uguale 0, t con 2 uguale a 1. Andiamola a mettere lì, otteniamo in definitiva che la tangente di z mezzi deve essere pari a 0. Tangente di z mezzi, chiedo scusa, deve essere pari a 1. Sono due equazioni econometriche elementari del tipo tangente di z, in questo caso tangente di x uguale c, che possiamo andare a risolvere tenendo presente che la tangente di x è pari a 0 quando x uguale a 0 più k pi greco, e quindi scriverò z mezzi uguale a 0 più k pi greco. Vale 1, lo sappiamo già, a pi quarti, quindi z mezzi uguale pi greco quarti più k pi greco. Moltiplichiamo per 2 entrambi i membri, otteniamo che z uguale a 0 mezzi, quindi 0, più k pi greco mezzi, quindi z uguale a k pi greco mezzi. Qui otteniamo che moltiplicando per 2, z uguale a 2 pi greco quarti, quindi pi greco mezzi, più k più, o chiedo scusa, è un 2k pi greco, non k pi greco mezzi. Moltiplico per 2, ottengo un 2 per 0, 0, quindi z uguale 2k pi greco. E qui ottengo un 2 per pi greco quarti, che è appunto un pi greco mezzi, più 2k pi greco. È finito? No, perché a questo punto devo tornare qui. Quindi in definitiva le due soluzioni sono x meno pi greco quarti. Vedete com'è così? L'x meno pi greco quarti lo tiro fuori solamente alla fine. X meno pi greco quarti è uguale a 2k pi greco. Ovviamente x meno pi greco quarti è uguale a pi greco mezzi più 2k di pi greco. Allora portiamo meno pi greco quarti a destra in entrambe le equazioni, ottenendo una soluzione che è sicuramente x uguale pi greco quarti più 2k pi greco, la quale va unita alla seconda, nella quale otteniamo che x è uguale a pi mezzi più pi greco quarti e un 3 pi greco quarti. Eccole qua, eccole qua le due soluzioni, che sono appunto x uguale pi greco quarti più 2k pi greco, cancello giù visto che ormai non ci serve più niente, unita con x uguale 3 pi greco quarti più 2k pi greco.